Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Il 9 dicembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni ci fanno sapere che i colpi di scena non sono mancati. In primis, l'assenza di Pinuccia che pare sia stata mandata via da Maria De Filippi. E poi il racconto di Riccardo che ha preso un vero e proprio palo dalla sua ex. Ma andiamo a vedere i dettagli. Uomini e Donne, Riccardo prende un palo da Gloria dopo che Ida è andata via dal programma. Riccardo con difficoltà continua a cercare la sua anima gemella. Il cavaliere prima si è avvicinato a Roberta, poi è uscito con Gloria. Alla fine si è detto non convinto di questa frequentazione, decidendo di voler conoscere anche altre. Insomma, alla fine Gloria ha detto basta. Le anticipazioni di Uomini e Donne però ci fanno sapere che Guarnieri avrà come suo solito un ripensamento. Il 40enne insieme a suo nipote si presenterà sotto casa della dama con la speranza di riprovarci. Gloria questa volta però non ha ceduto e ha preferito mandarlo via da solo senza nemmeno aprire il portone della sua abitazione. Insomma, un vero e proprio due di picche. Pinuccia mandata via dal programma. Le anticipazioni di Uomini e Donne ci fanno sapere che una grande assenza tra il parterre femminile incuriosisce i presenti. Si tratta di Pinuccia che già da diverse registrazioni non è più in studio. Perché, secondo alcune indiscrezioni, pare che Dama, dopo la continua insistenza nei confronti di Alessandro, abbia fatto perdere la pazienza a Maria, chiedendole di starsene a casa. La De Filippi ha deciso di mandarla via, e sembra che anche il suo finto svenimento avuto qualche settimana fa le abbia dato molto fastidio. D'altronde, c'è da dire anche che da tempo il pubblico a casa chiedeva un provvedimento nei confronti dell'ottantenne che da circa un anno ha sfinito il povero Alessandro, che sempre con gentilezza e garbo ha cercato di farle capire che non le interessava. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.